Cari concittadini, buonasera. Siamo qui per aggiornarvi sull'attività amministrativa e sulla situazione epidemiologica cittadina. Ogni giorno, col bollettino, pubblichiamo i dati relativi ai contagi. Potete quindi notare come la situazione si stia aggravando. I casi di positività sono circa 90. Non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. Voglio perciò invitare tutti voi al rispetto rigoroso delle regole. Fatelo per i nostri 7 concittadini venuti a mancare proprio per il Covid. A quelle famiglie esprimiamo la nostra vicinanza. Sappiamo che si avvicinano festività molto sentite, quelle di San Valentino, quelle del Carnevale, ma ci sarà modo e tempo per recuperare i festeggiamenti. Cerchiamo di non vanificare i sacrifici fatti finora. State a casa. Arriverà anche il grande freddo. La famiglia saprà regalare a ciascuno di noi il calore, l'allegria e la spensieratezza tanto necessari in questo momento. Saranno intensificati i controlli, ma la fiducia che questa amministrazione ripone in voi è più forte. Colgo l'occasione in questo video per aggiornarvi anche sulle iniziative che questa amministrazione sta realizzando. È proprio ieri sera la delibera unanime del Consiglio Comunale che ratifica il nostro impegno per la risoluzione della problematica legata alla carenza dei medici di base. Sappiamo poi che l'emergenza Covid è causa di difficoltà economiche, non è solo emergenza sanitaria. Stiamo vivendo una vera e propria emergenza sociale. È stato perciò approvato il bando per la concessione dei buoni spesa. Attenzionate il sito dell'ente e scaricate i moduli per fare la domanda. Doveroso spendere qualche parola sulla scuola. Questa amministrazione la ritiene una priorità. Stiamo monitorando i dati e stiamo in contatto con famiglie e dirigenti. Al momento non c'è allarme. Non ci sono focolai legati alla scuola. È giusto che i nostri bambini e ragazzi non perdano questo momento di formazione, di crescita e di socialità vissuta in sicurezza. Per i ragazzi c'è anche l'opportunità di svolgere il servizio civile. E con tutte le informazioni sono rinvenibili online. E degno di menzione anche il servizio Garanzia Giovani al quale stiamo lavorando. Seguiteci, sfruttando il digitale, nostro alleato. Anche da questo punto di vista abbiamo ampliato i servizi forniti alla cittadinanza con l'istituzione di punti wifi pubblici e liberi. Ci stiamo impegnando molto per cercare di risolvere i disagi provocati da Gesesa per le bollette recapitate in ritardo e dalle Poste per i ridotti orari d'apertura. A tal proposito abbiamo reclamato formalmente, abbiamo scritto ed interloquito con i relativi vertici aziendali. Cari concittadini, noi siamo al vostro servizio. È bene ribadirlo. Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.